ringrazio la comunità slovena e il Comitato per le onoranze per gli eroi di Basovizza per l'invito a ricordare gli eventi legati al primo processo di Trieste del 1930. Questi alberi che vedete qui a fianco, che abbelliscono da sempre il monumento dedicato a Ferdinand Bidovec, Franjo Marucci, Carl Zvonimir Milo e Alois Valenti, sono cresciuti rigogliosi nel corso degli anni. Sono gli alberi della memoria, che si consolida con il passare del tempo, memoria dei quattro giovani fucilati qui, memoria dei loro ideali e memoria orgogliosa degli studenti di questo territorio. Una memoria che ha qui le sue radici, profonde, come appena presentato in un disegno simbolico, un grande storico e geografo, Frade Stran, il quale ha immaginato che dalla base del monumento, dalla pietra della base di questo monumento, si estendessero nel sottosuolo vaste e profonde radici. Quel disegno rappresenta, a mio avviso, il radicamento dell'identità slovena in queste terre e insieme il vasto sostegno da parte della comunità slovena tutta alla lotta antifascista intrapresa da quei giovani. La memoria va alimentata con informazioni e conoscenze storiche ed è ciò che hanno fatto in passato illustri personalità e storici importanti che hanno dato in questa ricorrenza di settembre il loro contributo di riflessione sugli eventi del 1930. Voglio ricordare tra tanti una serie di interventi di Bruno Pinterle che tra il 60 e il 64 ha efficacemente denunciato tutti i provvedimenti legislativi e antidemocratici oggi ben documentati. Queste sono, in sintesi, l'eliminazione della toponomastica slovena e croata, l'italianizzazione forzata dei cognomi, la chiusura delle scuole con lingua di insegnamento slovena e croata, l'eliminazione di tutte le associazioni slovene presenti nel nostro territorio. Infine, per finire, con la cancellazione della vita stessa con i processi del Tribunale Speciale. Non è inutile ricordare i 19 fucilati sloveni croati su 33 condanne a morte complessive del Tribunale Speciale, a cui si aggiungono centinaia di condanne a pene detentive e al confino. Provvedimenti che provocarono, tra l'altro, una rilevantissima emigrazione di sloveni e croati dalla Venezia Giulia verso la Jugoslavia e verso altri stati anche transoceanici. Ma resta ancora oggi di grande rilievo la commemorazione puntigliosa fatta da Bruno Pinkel nel 1962 in questo luogo, in cui con documentate parole ha illustrato il comportamento eroico di Bidovec, Marucci, Milo e Valenti di fronte alla polizia fascista, di fronte ai giudici, di fronte ai militari che spararono. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole di Pinkel riferite ai sentimenti della popolazione slovena in quelle circostanze. Chiarezza per queste quattro morti eroiche, ma anche la tristezza e l'orrore per questo delitto. Sono certo che chiarezza assieme a tristezza si rimangono ogni anno attorno a questa cerimonia che vede tanta partecipazione di persone sensibili e attente alla loro storia. Il fascismo per lunghi anni ha piegato l'Italia e gli italiani con la forza della violenza, supportata dallo Stato. Si è imposto con strategie ideologiche, militari, tecnologiche, modernissime ed efficaci, molto efficaci, nel controllo soprattutto delle masse. Strategie utilizzate per piegare la volontà dei cittadini alla propria visione del mondo, gerarchica e autoritaria, sia nel reprimere ogni dissenso e ogni alternativa politica o sociale. L'ambigua modernità del fascismo negava sostanzialmente la vita democratica, il confronto delle idee, la pluralità della cultura, l'equità in economia e, quello che qui conta, la libera espressione della propria identità nazionale. La durezza della legislazione fascista e la negazione assoluta dell'identità slovena e croata nei territori conquistati dal Regno d'Italia con la Prima Guerra Mondiale hanno determinato la formazione di associazioni segrete di resistenza contro l'oppressione fascista in genere. Gli accordi che segnavano contro la tirannia fascista dei giovani che si riunivano nel gruppo Gorba è stata pertanto una reazione alla persecuzione nazionale attuata dal fascismo. In questo senso, Bidovec, Marušić,
Milos e Valensis furono vittime dei loro persecutori, ma vanno considerati consapevoli protagonisti di quella lotta secolare per la liberazione dei popoli oppressi, che ha le proprie radici nell'Ottocento, quando gli incitamenti a ribellarsi alle tirannie si levarono forti da famosi intellettuali in diversi stati del mondo. Ricordo tra tutti un poema di Friedrich Schiller, Guglielmo Tell, che si esprime in queste parole: quando l'oppresso dovunque cerca invano giustizia e quando il giogo diventa insostenibile come ultimo mezzo di difesa, quando più nessun altro efficace gli è data la spada contro la violenza. La ribellione, anche violenta, contro l'oppressione, anche a costo della vita, diventa una necessità, perché, diceva Schiller, se dobbiamo rischiare di versare sangue, che sia per noi. Acquistare la libertà costa di meno che pagare la nostra schiavitù. Sono ragionamenti questi che vengono fatti propri dalle personalità più rilevanti del Risorgimento italiano, il Martini per tutti, il cui messaggio insurrezionale verrà spesso richiamato dai tanti popoli oppressi in lotta per la propria libertà, fino alla resistenza armata contro il fascismo e il nazismo nell'ultima guerra. Vidovec, Marušić, Miloš e Valensis furono vittime dei loro persecutori, ma in realtà oggi, a tanti anni di distanza, mi sembra di poter dire che sono stati loro a distruggere il fascismo, con il loro esempio, con il loro comportamento fiero e coraggioso. La democrazia, la libera espressione politica e nazionale in Italia e in Europa, la stessa Costituzione di una Slovenia indipendente, devono molto a quanti, sull'esempio di questi giovani fascisti, hanno impiegato le loro forze e la loro vita a costruire un mondo senza dittature. Siamo consapevoli di quanto dobbiamo ai giovani che fucilati nel 1930, ma dobbiamo chiederci soprattutto quanto siamo disposti a fare noi oggi per promuovere il rispetto dei diritti, per far crescere una comunità tollerante, per eliminare le tentazioni autoritarie, il razzismo e il nazionalismo che sono sempre dietro l'angolo. Grazie.